Benvenuti su Talking Pino e benvenuti a questo nuovo video. Benvenuti su Talking Page, benvenuti in questo nuovo video! Perché ho fatto la demente come al solito, presentandomi in questo modo molto vecchiardo, da vecchia babbiona quale sono? Che in effetti. Perché, come avrete visto dal titolo, sto per presentarvi, fare la mia recensione, l'opinione personale di questo libro che ho letto, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson, questo autore che ha un nome che sembra inventato, io non so se è un pseudonimo, devo ancora capirlo, comunque il facciozzo dell'autore è questo qui dietro. Ed è stato un libro, a momenti mi cadeva, mi è piaciuto parecchio. È un libro che, lo premetto, è stato all'altezza delle mie aspettative. Era un libro di cui avevo sentito parlare ovunque nel web, avevo letto recensioni contrastanti, ma la maggior parte, diciamo l'80-90% di recensioni erano buone. La trama, a grandi linee, per chi non conosce questo romanzo, Alan è un vecchietto di ben 100 anni, cioè se ci troviamo nel romanzo comincia il giorno stesso in cui lui compie 100 anni. Vive ormai da qualche anno in una casa di riposo, dopo che ha combinato un fattaccio che scoprirete solo leggendo il libro. E mentre fervono i preparativi per la sua festa di compleanno da parte di tutta la casa di riposo, perché compiere 100 anni non è da tutti, lui che fa? Prende, apre la finestra e salta giù. Ovviamente siamo a piano terra, quindi il saltino è minimo, anche se dobbiamo calcolare che parliamo di un uomo di 100 anni. Però è in gamba sia fisicamente e sia mentalmente, con la testa ci sta alla grande, e decide di saltare giù dalla finestra e di farsi una bella passeggiata. Scappiamo, andiamo a divertirci, soprattutto gli manca l'alcol perché lui è un forte bevitore, e trovare qualche nuova avventura perché da quel momento in poi ne succedono di ogni. Appena lui, non vi spoilerò nulla, però appena lui mette piede nella stazione per prendere il primo autobus e scapparsene via, già da lì succede un fatto che poi scatenerà una serie di eventi che lo porterà molto lontano e incontrando anche vari personaggi. Nel mentre che si svolge questa sua fuga rocambolesca assieme ad altri personaggi e le cose si complicano sempre di più, questi capitoli sono inframmezzati da ovviamente la sua stessa vita, che non è stata da meno, cioè non è stata meno rocambolesca, meno avventurosa e meno incredibile se vogliamo credere a tutto quello che ci racconta questo centenario. Si parte dall'infanzia e ci vengono raccontate tutte le avventure, insomma conosce personaggi famosissimi, ne combina di ogni colore, fa esplodere cose, insomma è veramente un libro avventuroso. Spassoso, umoristico, ecco, mi ha ricordato il tipo di umorismo, a volte molto sarcastico, a volte anche un umorismo nero, tipico di alcuni passaggi in alcuni libri di Stephen King. Questo non può che farvi capire che mi è piaciuto veramente tanto. È una storia surreale, per cui bisogna entrare in quel mood particolare che ti consente di accettare tutto quello che questo vecchietto ti viene raccontando. E lo fai con un sorriso, cioè io questo libro l'ho letto con un sorriso sulle labbra, ogni volta che lo riaprivo, lette le prime pagine, mi ha subito strappato una risata e quindi ho proseguito con questo sorriso sulle labbra, già aspettandomi che a ogni pagina succedesse qualcosa di divertente. Questa storia viene un po' paragonata a un Forrest Gump mixato con Mr. Bean. È più un Forrest Gump, cioè il suo atteggiamento di fronte anche a certi avvenimenti giganteschi, molto più grandi di lui, perché si troverà ad avere a che fare con capi di stato, presidenti, per una serie di circostanze che si incastrano le une alle altre, problemi che si risolvono senza che lui debba intervenire. La sua filosofia è: quando non riesci a controllare una situazione, go with the flow, cioè lasciati andare, lascia che gli eventi vadano come devono andare, e infatti molte volte si risolvono da soli. E questo, insomma, specie di Forrest Gump attempato, molto attempato, ha mille avventure e le affronta tutte con questa specie di nonchalance da buddista quasi, rimanendo sempre molto neutro, approfittando delle situazioni in cui può stare bene, in cui può avere dei vantaggi, ma senza cattiveria, senza particolare furbizia, insomma, gliene capitano di tutti i colori proprio perché lui lascia che le cose vadano come vadano e la vita in un certo senso gli viene incontro a sua volta aiutandolo quando ne ha bisogno. È una filosofia che ti insegna ad affrontare alla fine in modo rilassato
gli imprevisti che capitano. È come dire, non, è inutile piangere sul latte versato, e questo vecchietto lo applica alla lettera, perché quando succedono le cose è inutile agitarsi, arrabbiarsi. Vediamo come prosegue la cosa e vediamo dove va a finire. Nel suo caso va sempre a finire in un modo che strappa una risata al lettore, inevitabilmente. L'autore infatti è bravissimo a costruirti delle frasi che piano piano ti portano alla battuta finale. Unico neo, ma piccolissimo, è che in certi punti, specie dove descrive i grandi avvenimenti storici in cui questo centenario rimane coinvolto, ho avuto la sensazione di sentire troppo la voce e l'opinione dello scrittore, perché sembra quasi che costruisca certe scenette che poi contengono grandi avvenimenti storici. Ovviamente parlano di politica, parlano dei grandi movimenti che ci sono stati nei vari paesi del mondo, e è come se lo scrittore costruisse il tutto per poter dirla sua, però lo fa passare per il pensiero del centenario. Ecco, quello forse a lungo andare mi ha dato, non dico fastidio, però è come se mi respingesse un po', mi spingesse un po' fuori dalla storia. Ma per il resto, insomma, sono piccolezze, ecco, niente di che. Appena finito il libro, mi sono andata anche a vedere il film. Sì, ne è stato fatto un film. Però ovviamente, essendo il libro bello corposo, il film ha dovuto ovviamente riassumere un sacco di situazioni che capitano nel libro e che hanno il loro senso, quindi leggerle nel libro, vedere come viene costruita un po' la vita di questo vecchietto e il perché arriva a certi momenti storici, viene a mancare nel film. Il film sembra come più superficiale, ecco, magari uno che lo vede senza aver letto il libro se lo godrà molto di più. Io avevo solo la curiosità così di vedere come era stato trasposto cinematograficamente. Dopo aver letto il libro, in pratica posso dire che il film non è all'altezza, ma non poteva esserlo, perché il libro ha certe caratteristiche che il film avrebbe dovuto essere lungo 4 ore per poter farti capire bene cosa, cioè per filo e per segno, cosa stava succedendo. Lì si sono presi, si sono tagliati alcuni episodi, si è riassunto il libro, ma alla fine ci perde tanto, perché perdi un sacco di avventure, perdi un sacco di dialoghi che sono esilaranti e nel film vanno persi. Bellissimo libro, consigliato, meno male. Avevo una paura pazzesca che si trattasse di uno di quei casi editoriali pompati su, montati ad hoc proprio per attirare le persone, e invece si è rivelato un'ottima lettura. Quindi ve lo consiglio se però avete un certo senso dell'umorismo, perché ho sentito certe persone, ho letto certe opinioni che dicevano: io non l'ho assolutamente capito, non ha senso, è impossibile che gli siano capitate tutte quelle cose. Signori miei, bisogna attivare la sospensione dell'incredulità, che è quel meccanismo che ti consente di accettare tutto quello che ti viene raccontato. Ci si deve buttare a capofitto nelle avventure di questo vecchietto ridendo, perché mi ha strappato più di una risata, lo ripeto, e nonostante sia un libro umoristico ti fa riflettere su un sacco di temi scottanti sulla storia dell'umanità. Mi è piaciuto un sacco questo libro, ve lo consiglio, ve l'ho già detto che ve lo consiglio. Sicuramente leggerò qualcos'altro di quest'autore, ma lascerò passare un po' di tempo, magari adesso cambio completamente genere per ripulire un po' la mente. Io vi ringrazio di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima. Ciao bella gente!